mai ho letto, venite a prendere il microfono per favore. Dove mai ho letto che un condannato a morte, un'ora prima di morire, diceva o pensava che se gli fosse toccato vivere in qualche luogo altissimo, su uno scoglio e su uno spiazzo così stretto da poterci posare soltanto i due piedi, avendo intorno a sé dei precipizi, l'oceano, la tenebra eterna, un'eterna solitudine e un'eterna tempesta, e rimanersene così, in un metro quadrato di spazio tutta la vita, un migliaio d'anni, l'eternità. Anche allora avrebbe preferito vivere che morire subito, pur di vivere, 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 vivere in qualunque modo, ma vivere. È un vigliacco l'uomo, ed è un vigliacco chi per questo lo chiama vigliacco. Adesso sono vivo, ma fra 3 minuti che sarò qualcuno o qualche cosa, e dove? E se non morissi, se la vita continuasse, che eternità. E tutto, tutto a mia disposizione. Oh, all'ora di ogni minuto io farei una esistenza e non solo uno ne perderei. Questo pensiero tal segno lo invadeva che avrebbe voluto essere fucilato all'istante. Dicembre 1849. Piazza Semyonovskaya è una piazza totalmente deserta, sotto un'alba che non ha così tanta fretta di sorgere. Alcune carrozze tagliano il silenzio di quel gelido mattino. Un ragazzo scende dalla prima carrozza. Ha circa 28 anni, è abbastanza deperito. Lo si riconosce per questo folto pizzo sul mento e tutt'attorno mal rasato. Gira la testa a destra e a manca, annusando quel freddo di quella mattina di inverno. Insieme a lui, dalle altre carrozze, scendono altre persone, sono tutti degli uomini più o meno della stessa età. Non passano troppi minuti e i giovani vengono legati da alcuni funzionari a dei pali di legno, fissati lì in mezzo alla piazza. Chi sono questi ragazzi? Io ero l'ottavo della terza fila. I primi tre erano già stati legati ai pali. In 2 o 3 minuti le due prime file sarebbero state fucilate e poi sarebbe toccato a me. Mio Dio, come desideravo vivere in quel momento. Come mi era cara la vita. Quanto di buono e di bello avrei potuto ancora fare. Mi tornò alla mente tutto il mio passato, come ne avevo fatto un uso non del tutto buono. Provai un tal desiderio di sperimentare ancora tutto di nuovo e di vivere a lungo. Lo abbiamo capito, sono dei condannati a morte, la cui esecuzione è stata fissata proprio per quella mattina. Ascoltano in silenzio la lettura della sentenza come una cantilena della quale conoscono ogni singola nota. Sovversivi, questa è l'etichetta a loro affibbiata. Sovversivi,
sono dei ragazzi, lo abbiamo detto, dei ragazzi che però fanno qualcosa che nella Russia imperiale non si può fare. Si incontrano ogni venerdì sera in un circolo, il cosiddetto circolo Petrasievski, e discutono di idee occidentali, discutono di libertà di pensiero, qualcosa che allo zar Nicola I non può certamente andar bene. Si trova quindi costretto l'imperatore a promulgare per questi 21 giovani la condanna a morte, in modo che non ci sia una possibilità di emulazione da altre persone. Forse lo zar in quel momento, nel 1849, già incomincia a sentire questa leggera brezza che porterà poi al tornado della rivoluzione russa del 1917. Forse lui la sta sentendo, ma sono in pochi ad avere quel sentore. Condanna a morte, quindi. Ci vuole una presa di posizione molto decisa per questi giovani. Sicché quella mattina arriva anche un prete, li passa in rassegna uno a uno, gli fa baciare una icona, fa baciare loro anche una croce d'argento, arrivano altri funzionari, gli mettono in testa un cappuccio nero e un cappuccio di panno ruvido che puzza di bestiame, di cibo andato a male, di carogna, di morte, ecco, puzza di morte. Gli uomini sono lì, 21, tutti legati a dei pali e attendono. Tengono la testa bassa sulla loro camiciola bianca, quella che si usava per i condannati a morte. È finita, finisce così, sembrano pensare questi ragazzi, incluso quello che abbiamo visto all'inizio, il 28enne, con questo folto pizzo sul mento. Un ingegnere militare, dicono i suoi documenti, dicono anche che è orfano dei genitori, pare che il padre addirittura 10 anni prima sia stato ucciso in una maniera barbara dai suoi contadini. Un ragazzotto nativo di Mosca che da qualche tempo si è avvicinato al mondo della letteratura, si è dedicato interamente alla letteratura, ricevendo anche un bel po' di consensi presso i salottini letterari di quella città assolutamente astratta che è Pietroburgo. Ma adesso non importa più, non importa più nulla. Il plotone di esecuzione è pronto dinanzi a tutti i 21 condannati. Il patibolo di piazza Semenovskaya è pronto a ricoprirsi di sangue. Improvvisamente però un colpo di scena. Nella piazza gelida irrompe una nuova carrozza, dalla quale scende un emissario. Non si capisce se ha freddo o è soltanto stanco e scocciato per la levataccia che ha dovuto subire. L'uomo però ha tra le mani un messaggio, lo schiude, è un messaggio da parte dello zar Nicola I. La pena di morte è stata commutata in condanna ai lavori forzati. Una farsa, una messa in scena veramente da brividi. 21 giovani riconquistano il dono della vita un istante prima di sprofondare nell'Ade. Katorga è praticamente il nome russo dei lavori forzati in Siberia a cui dovranno andare, sicuramente non una passeggiata, ma la loro vita è salva. Nicola I, quella mattina di dicembre 1849, cambiando idee in una maniera che possiamo definire assolutamente sadica, in quel modo all'ultimo istante, salva 21 uomini, incluso quel ragazzo di cui abbiamo parlato all'inizio. Salva 21 vite, ma soprattutto fa un dono incredibile all'umanità tutta. Tra quei ragazzi, proprio quel 28enne, così emaciato, deperito, ma rasato tutto in volto, ce n'è uno che è destinato a diventare uno dei più grandi romanzieri e pensatori della storia della letteratura mondiale.
è Fyodor Dostoevskij. Benvenuti a tutti a Dostoevskij 200, la serata che abbiamo deciso di dedicare appunto a Fyodor Dostoevskij in occasione dei 200 anni dalla nascita. Lo scrittore russo nasceva appunto il 30 ottobre 1821, secondo il calendario giuliano, all'epoca in vigore in Russia, quindi una dozzina di giorni dopo, secondo il nostro calendario gregoriano. Questa kermesse, tanto e tanto voluta dal sottoscritto, che veramente la sta pensando da, non voglio esagerare, 2 anni, è realizzata da Glicine, associazione e rivista che rappresento, insieme a Sistema Bibliotecario Lametino, Open Space, APS, qui rappresentata anche da Rita Giura, che mi accompagnerà nelle letture in questa serata, e Chiostro Caffè Letterario, a cui va il mio più vivo ringraziamento ancora una volta per ospitarci in questa meravigliosa sala. Un grande grazie anche all'Istituto di Lingua e Cultura Russa di Roma per il sostegno e per aver accolto questa rassegna. Loro ci stanno seguendo direttamente da Roma in streaming grazie alla diretta di Liberi TV, e quindi grazie anche a Riccardo Cristiano per questa opportunità. Grazie anche a voi tutti convenuti, come dicono quelli bravi. Grazie, non vedo se c'è, comunque anche ad Antonio Grillo, che è l'ideatore della originale illustrazione che abbiamo e che compare nella nostra locandina. Il programma di Dostoevskij 200, almeno io, ecco, state vedendo che lo pronuncio con la A, almeno io provo a pronunciarlo in russo, almeno per l'inizio, poi non prometto nulla. Il programma di Dostoevskij 200 parte con l'incontro, questo qui che ci ha iniziato, Dostoevskij, sognatori, una discussione sulla vita, le opere, i demoni, i sogni dello scrittore. Proseguirà intorno alle 20.30, 20.45 con il film di Luchino Visconti, Le notti bianche, appunto basato sull'omonimo romanzo breve dello scrittore. Al film, lo sapete tutti ormai perché avete anche prenotato e vi ringraziamo anche per questo, è abbinata a questa cena che sarà possibile ordinare, avete già chi ha prenotato il menù dinanzi sul tavolo, sarà possibile ordinare poi allo staff della Cueva, il bar, pizzeria, paninoteca, qui che avete sicuramente visto arrivando qui in questa sala. Quindi una vasta scelta di piadine, pinze, taglieri, state già sicuramente dando una spulciata al menù. Guardare un film in una sala e mangiando, una cosa che ci pensiamo che non facciamo da molto tempo, che abbiamo quasi dimenticato. Allora, intanto io dico un'altra cosa, sarà chiaramente impossibile nell'ora e mezza circa che abbiamo a disposizione in questa discussione parlare di tutti i capolavori di un autore così prolifico come Dostoevskij, da Delitto e Castigo a Memorie dal Sottosuolo, dai Fratelli Karamazov, Le notti bianche, da Umiliate e offese, L'eterno marito, che belli anche i titoli che abbiamo tradotto poi in italiano, fantastici. Perciò gli interventi che si succederanno ci vedranno dare delle impressioni su un'opera specifica, ma anche sulla vita, perché oltre allo scrittore vogliamo anche trattare l'uomo, importante per capire nel complesso una persona, un artista. Analizzeremo anche la vita privata, dunque i suoi problemi psicofisici e economici che lo hanno accompagnato, pochi lo sanno, per tutta la vita. Questo omaggio, un'altra cosa, non avrà la pretesa di analizzare la filosofia dell'autore, non ne abbiamo le competenze d'altra parte, quindi di dare delle risposte, ma soltanto, tra virgolette, di dare una chiave di lettura all'intera opera dostoevskiana. E in quanto omaggio e non compagno, appunto, di omaggiare
quindi ricordare un monumento della letteratura che ha ispirato tuttora e ispira generazioni di scrittori e fa sognare soprattutto milioni e milioni di lettori dell'intero globo terracqueo. Questo incontro non procederà poi in senso stretto cronologico, non sarà una mera cronologia delle opere e della vita, ma salteremo da un punto all'altro dell'esistenza di Dostoevskij. Siamo partiti, l'abbiamo visto, nel 1849 con la condanna a morte, poi commutata in lavori forzati in Siberia, un episodio campale, e non potrebbe essere altrimenti, della vita dello scrittore. Giungiamo subito a un altro decennio, agli anni 60 dell'Ottocento, ovviamente, al Dostoevskij uomo nella piena maturità, in un'altra fase decisiva della sua vita. Negli anni 865-866 Dostoevskij è alla soglia dei 45 anni. In quell'anno lo scrittore russo è già vedovo della prima moglie, Maria Isaeva, sposata nell'857, ed è già autore di tanti romanzi. Povera gente, il suo primo romanzo, già apprezzatissimo dalla critica, Memorie di una casa morta, tradotto anche con Memorie della casa dei morti in italiano, eppure Memorie dal sottosuolo. È anche ideatore di riviste presto però fallite come Vremia e Epoca. È un uomo per l'epoca di mezza età, 45 anni, che è sommerso dai debiti. Ha addirittura subito l'umiliazione del sequestro dei mobili da casa e attraversa di fatto la fase più dura della sua intera vita, anche con gli attacchi epilettici, il male che lo accompagnerà fino alla fine dei suoi giorni, che si susseguono senza soluzione di continuità. Dostoevskij in quegli anni 1865-66 si trova anche rinchiuso in casa. Perché è rinchiuso in casa? Perché è continuamente assediato dai suoi creditori, che oltre ad avergli già preso i mobili, lo minacciano di rinchiuderlo in galera e lo stanno aspettando anche con intenzioni bellicose per ogni via, ogni pentola di Pietroburgo. Un periodo assolutamente duro in cui la sua salute vacilla, ne risente sicuramente, in cui la proverbiale luce in fondo al tunnel si allontana ogni giorno che passa. In quel 1865 Dostoevskij però, dato che non può uscire, non può fare niente, è chiuso in casa, sta lavorando a un'opera che già reputa un capolavoro, poi vedremo. Però per scappare appunto a questi creditori, alle grinfie dei suoi creditori, si è ritrovato a siglare un contratto con un editore. Si chiama Fyodor Stielovskij, un contratto folle, adesso vedremo, che soltanto una persona in condizioni disperate di vita e anche poco stabile, mi permetto di dire, può siglare. Abbiamo qui autori anche di libri, abbiamo anche avvocati e studenti di giurisprudenza. Adesso sorridiamo un po' scoprendo che razza di contratto si trova a firmare uno dei più grandi scrittori della storia dell'umanità. Con quello che è conosciuto come il contratto Stielovskij, Dostoevskij a 45 anni, in cambio di una somma di denaro di 3.000 rubli, che sono comunque una miseria, che a lui servivano appunto giusto per tenere buoni i creditori più arrabbiati, per questi 3.000 rubli cede all'editore Stielovskij tutti i diritti delle sue opere fino a quel momento e si impegna soprattutto a scrivere entro la fine dell'ottobre successivo un inedito, un racconto lungo da consegnare all'editore.
se non dovesse mantenere fede a questo contratto, onorarlo, si troverà a, oltre ad aver ceduto i diritti già delle opere, la conferma della cessione di quei diritti, si troverà obbligato a cedere i diritti delle opere future, compreso il lavoro che sta ultimando, un libricino così di poche copie vendute, Delitto e Castigo, oltre a quello là, tutte le opere che avrà, che avrebbe poi scritto da lì in avanti, a pagare una penale. Però c'è una cosa che Dostoevsky non sa. Sa che se non dovesse onorare il contratto si troverà veramente a gambellare, come si dice, però non sa che Stellowski è un editore assolutamente diabolico. Lui, conoscendo già la situazione di Dostoevsky, si è recato prima da tutti i suoi creditori e ha acquistato le cambiali praticamente firmate dallo scrittore. L'ha acquistato a un prezzo inferiore. I creditori erano stanchi davvero di aspettare tutte queste mance che lo scrittore dava, quindi gliel'hanno cedute ben volentieri all'editore in cambio di rubli belli freschi. E difatti quando Stellowski dà i 3.000 rubli a Dostoevsky, questi ritornano immediatamente nelle mani dell'editore, insomma. È davvero un genio del male che fa fare al nostro Dostoevsky la figura proprio del baccalà. In questo periodo assolutamente turbolento della vita dello scrittore, precisamente il 4 ottobre 1866, quindi poche settimane prima della scadenza di quel contratto, a casa di Dostoevsky entra una ragazza, è Anna Grigorievna Snitkina, una giovane stenografa di 20 anni. Entro pochi mesi la ragazza diventerà l'ultima moglie di Dostoevsky, nonostante la grande differenza di età. In tarda età Anna scriverà, intorno al 1911-1916, un libro fondamentale per provare a capire l'uomo Dostoevsky, che è appunto questo qui. Dostoevsky, mio marito. Opera essenziale per cercare un po' di decifrare lo scrittore e soprattutto l'uomo. Io adesso invito di nuovo Rita Giura a salire sul palco per una lettura da questa opera specifica. Il 4 ottobre, nel memorabile giorno del mio primo incontro con mio futuro marito, mi svegliai alacre, piacevolmente elettrizzata al pensiero che quel giorno si sarebbe avverato un sogno da lungo tempo carezzato. Da studentessa o corsista, sarei diventata una professionista indipendente nel campo che avevo scelto. Terminai le mie compere verso le 11 e, per non arrivare da Dostoevsky né prima né dopo, rallentai il passo e mi incamminai, guardando continuamente l'orologio. Alle 11.25 mi avvicinai alla casa Lonkin e domandai al portiere di guardia davanti all'ingresso dove si trovasse l'appartamento numero 13. Mi indirizzò a destra, dell'androne, da cui si accedeva alla scala. L'edificio era grande, con molti piccoli appartamenti abitati da mercanti e artigiani. Mi fece subito pensare al caseggiato di Delitto e Castigo, nel quale abita il protagonista. L'appartamento numero 13 si trovava al primo piano. Mentre salivo, mi imbattei in due o tre persone dall'aspetto non troppo rassicurante. Suonai e subito venne ad aprirmi un'anziana donna di servizio con un fazzoletto a quadretti verdi sulle spalle. Alla domanda «Chi desidera?» risposi che mi mandava ordini e che il padrone di casa era al corrente della mia venuta. La cameriera mi fece accomodare dicendo che il padrone sarebbe venuto subito. Infatti, due minuti dopo,
apparve Fyodor, che mi pregò di entrare nel suo studio mentre lui si allontanava, come si capì più tardi, per ordinare che venisse servito il tè. Lo studio di Fyodor era una grande stanza con due finestre, in quella giornata di sole molto luminosa che però negli altri giorni produceva un'impressione opprimente, perché vi regnavano il silenzio e l'oscurità, e ciò dava un senso di soffocamento. In fondo alla stanza c'era un soffice divano rivestito da una stoffa marrone piuttosto consunta. Davanti ad esso c'era un tavolino rotondo coperto da un panno rosso. Sul tavolino era posata una lampada e due o tre album. Attorno c'erano sedie e poltrone imbottite. Sopra il divano, in una cornice di noce, era appeso un quadro che rappresentava una signora straordinariamente ossuta, vestita di nero e con in testa una cuffietta dello stesso colore. Probabilmente la moglie di Dostoevsky, pensai io, non essendo al corrente della sua situazione familiare. Ma ecco entrare Fyodor, il quale, dopo essersi scusato di avermi fatto aspettare, mi domandò da quanto tempo studiassi stenografia. Risposi che la studiavo da 6 mesi soltanto. Sono molti gli allievi del vostro insegnante? In principio si erano iscritti in più di 150, ma adesso siamo rimasti in 25 circa. E come mai così pochi? Molti pensavano che si potesse imparare la stenografia molto facilmente, ma quando si sono resi conto che non era questione di pochi giorni, hanno abbandonato lo studio. Da noi accade così in ogni nuova attività. Molti la intraprendono con entusiasmo, ma ben presto si scoraggiano e smettono. Vedono che bisogna faticare, ma oggi chi ha voglia di faticare? A prima vista, Dostoevsky mi parve piuttosto vecchio, ma appena cominciò a parlare pensai che non dovesse avere più di 37 anni. Era di statura media, portamento eretto. I capelli di un castano chiaro, leggermente tendenti al rosso, erano lisci, molto impomatati e pettinati con cura. Ma quello che mi colpì furono gli occhi, diversi l'uno dall'altro. Uno era castano, mentre nell'altro la pupilla era così dilatata che non si vedeva più l'iride. Questa diversità tra i due occhi dava al suo sguardo un'espressione vagamente enigmatica. Il viso di Dostoevsky, pallido e malsano, mi sembrò straordinariamente familiare, forse a causa del fatto che in precedenza avevo visto molti dei suoi ritratti. Indossava una giacca di panno blu, parecchio consunta, ma camicia, colletto e polsini erano di un candore abbagliante. 5 minuti dopo entrò la cameriera con un vassoio su cui c'erano 2 bicchieri di tè molto forte, quasi nero, e 2 panini. La conversazione procedeva in modo frammentario, inoltre Dostoevsky cambiava continuamente argomento, aveva un aspetto affranto e malato. Subito dichiarò che soffriva di epilessia e che pochi giorni prima aveva avuto un attacco. La sua franchezza mi stupì molto. Del lavoro che dovevamo fare parlò in modo abbastanza vago. Studieremo come si potrà fare, proveremo, vedremo se la cosa è possibile. Cominciai a pensare che difficilmente la nostra collaborazione si sarebbe concretizzata. Ebbi perfino il sospetto che Dostoevsky dubitasse che un simile sistema di lavoro fosse per lui possibile e non potesse risultare sconveniente. Per aiutarlo a prendere una decisione, dissi: bene, faremo una prova, ma se non vi trovaste a vostro agio lavorando assieme a me, me lo direte apertamente. Sarei pur certo che non avanzerò alcuna pretesa se la nostra collaborazione non avrà luogo. Dostoevsky volle dettarmi un brano di Ruskij Vestnik. Esaminando quello che avevo trascritto, Dostoevsky mi fece notare molto severamente che avevo omesso un punto e scritto in maniera poco chiara un segno duro. Era evidentemente irritato e non riusciva a raccogliere i propri pensieri.
Ora mi domandava come mi chiamavo e subito se ne dimenticava, ora si metteva a camminare per la stanza e continuava a lungo, come se si fosse dimenticato della mia presenza. Io rimanevo seduta senza fare il minimo movimento, nel timore di disturbare la sua meditazione. Finalmente disse che ora non se la sentiva affatto di dettare e mi chiese se potevo ritornare da lui quel giorno stesso verso le 8 e che allora avrebbe cominciato a dettarmi il romanzo. Mi riusciva molto scomodo tornare, ma non volendo rimandare il lavoro, acconsentì. Salutandomi, Dostoevsky mi disse: mi sono rallegrato quando Holkin mi ha proposto una ragazza come stenografa invece di un uomo. E sapete perché? Perché mai? Perché un uomo comincerebbe sicuramente a bere, mentre voi, spero, non bevete. Mi venne una voglia terribile di ridere, ma mi trattenni. No, non di certo, non comincerò a bere. Di questo potete stare sicuro, risposi con aria seria. Grazie Rita. Di Dostoevsky, Anna Snitkina era un'appassionata lettrice, si era commossa, lo dirà, lo scrive nel libro, alla lettura di Netyochka Nezvanova, e aveva cominciato a leggere le prime puntate di Delitto e Castigo. Durante la stesura del Giocatore, Giocatore sarà il romanzo breve che entro poche settimane dovrà essere consegnato al famigerato Stiellowski, Anna scoprì quanto di biografico c'era in quel racconto lungo, romanzo breve che dir si voglia. Dostoevsky di fatto narrando, ecco, dicendo quelle parole che lei non avrebbe dovuto poi battere a macchina, le confessò tutte le sue debolezze, la sua passione sfrenata, primordiale, quel vizio assurdo per il gioco, per la roulette nello specifico, e anche la sua passione per una donna, tale Apollinaria Suslova, la Polina del Giocatore, poi del romanzo, che era una donna, un vulcano, imprevedibile, provocatrice, che aveva praticamente fatto perdere la ragione allo scrittore. Un'autentica, oggi chiameremo, femme fatale, un tormento per lo scrittore che sotto sotto non la dimenticò per tutta la sua vita. Questo anche Anna lo sapeva, sulla cui immagine, sull'immagine di questa Apollinaria Suslova, tratteggiò un po' tanti personaggi femminili delle sue opere, abbiamo già detto la Polina del Giocatore, ma anche la Vdotya Raskolnikova, la Dunia, la sorella di Raskolnikov, il protagonista di Delitto e Castigo, e anche la bella e perduta Nastassia Filippovna dell'Idiota. Anna era ben diversa però da Polina, e questo suo equilibrio, questa sua passione, questa mitezza dell'animo di Anna, anche la sua passione per i viaggi e la padronanza eccezionale di tante lingue europee, fece innamorare piano piano Dostoevsky. Comunque sì, grazie alla sua stenografa, futura moglie, Dostoevsky riesce a scrivere Il Giocatore, quindi a consegnare il romanzo a Stiellowski entro la data fissata, praticamente la notte del 31 ottobre. Hanno scritto questo libro, facendo i conti, in 28 giorni, un'autentica impresa. L'acque agitate in cui Dostoevsky si trova, era abituato un po' a trovarsi in quegli anni, un po' si placano, e si placano nel tempo giusto per arrivare a febbraio dell'anno successivo, 1867, quando lo scrittore sposa la sua giovane stenografa. I primi mesi, ecco, successivi, inizia un'altra fase quindi della vita di Dostoevsky, i primi mesi successivi alle nozze sono comunque duri, non soltanto per le condizioni comunque sempre precarie dello scrittore, perché i debiti restavano,
ma anche per le crisi epilettiche che continuavano nonostante questo breve momento di felicità successivo alle nozze. Problemi che cominciarono a colpire anche Anna, soprattutto da parte dei parenti di Dostoevskij, che l'accusavano di essere una rivista, di sfruttare lo scrittore per tornaconto personale e di voler soprattutto mettere le mani sui soldi dello scrittore. Quali soldi? Non aveva, solo debiti, aveva. E soprattutto arcinemico di Anna è Pavel, che era il figlio che Dostoevskij aveva avuto con la prima moglie, la defunta Maria Isaieva. Pavel, che era praticamente coetaneo di Anna, avevano la stessa età, un ragazzo meschino, furbo, sempre pronto a mettere in cattiva luce la mammastra, ecco, con il papà. Queste difficoltà nella famiglia insinuarono addirittura dei dubbi in Anna, che per poco non mollò, ecco, il marito. Però riuscì a resistere e riuscì soprattutto a convincere Dostoevskij a lasciare quella Russia in cui ormai ogni angolo si trovava un creditore, ecco, praticamente, e intraprendere quindi un viaggio in Europa. Arrivarono in Germania, Dresda, Baden-Baden, Svizzera, Ginevra, arrivarono anche a Firenze in Italia, quindi Firenze, dove Dostoevskij, in un palazzo nei pressi di Palazzo Pitti, scrisse L'Idiota, evento che è ricordato tuttora a Firenze, vicino a Palazzo Pitti, con una stele. Comunque questo viaggio in Europa riesce ad unire la coppia, anche se ci sono dei problemi anche durante questo viaggio. Difatti Baden-Baden è una città abbastanza famosa nel mondo per un luogo, il casinò, ecco, che ovviamente attirava come una sirena Dostoevskij, e si assistono a delle scene veramente pietose, mi viene da dire, di Dostoevskij che esce dal casinò in lacrime, piangendo e elemosinando alla moglie qualche moneta da giocare, qualche Federici c'erano, da giocare alla roulette per tentare in maniera inutile nuovamente la fortuna. Anna comunque accetta questo marito, tra virgolette, difettoso, marito eccezionale e difettoso, lo accetta per quel che era. E non prova assolutamente a cambiarlo, ne accetta pregi e irrimediabili difetti, inizia poi a diventare una collaboratrice dello scrittore per i successivi romanzi, fino all'ultimo, che è I fratelli Karamazov, dedicato anche alla buona Anna Grigorievna. Anna diventa la prima lettrice di tutti i romanzi, diventa la correttrice di bozze, legge e corregge più volte tutti i romanzi successivi di Dostoevskij, si occupa addirittura dell'organizzazione delle scorte e della distribuzione dei libri e anche dei contratti, che memore del contratto che aveva già firmato il marito, si occuperà di tutto praticamente per non far ricadere Dostoevskij in un nuovo editore Stiellowski. Anna raddrizza il percorso finora zigzag dello scrittore, insomma è una donna a cui la letteratura mondiale, in maniera indiretta ma nemmeno tanto, deve molto. Del citato libro di memorie della moglie, però, oltre sì, si hanno delle bellissime descrizioni dello scrittore, ma soprattutto dell'uomo, del marito Dostoevskij, molto tenere, come quando piange per giorni dopo la morte della prima figlia, Sofia come la Sofia Marmeladova del Litto e Castigo, la chiamo proprio in quel modo. Di se stessa però in questo libro Anna parla veramente poco, non dà mai apertura ai suoi sentimenti, alle sue sensazioni, ma anzi si presenta davvero come la moglie di,
la moglie di Dostoevskij, mai come Anna Grigorievna, la stenografa, la correttrice di bozze, assolutamente no. E ci sono dei passaggi anche in cui la donna è davvero poco lucida, esaltando questo marito così difettoso, sempre dimentica di se stessa e dell'importantissimo ruolo che ha avuto comunque lei nella carriera dello scrittore. Concludiamo adesso questa analisi sull'ultima moglie di Dostoevskij e sul romanzo Il giocatore con un'altra lettura da parte di Rita, tratta dall'opera appunto Il giocatore. Però prima di iniziare questa lettura chiediamo, ecco, in maniera scherzosa, di uscire dalla sala, non a chi avesse dei problemi di cuore, come si suole dire, ma a chi avesse problemi con la ludopatia, ovvero disturbo da gioco d'azzardo. Fidatevi. Là, a sinistra, all'altra metà del tavolo, tra i giocatori si notava una giovane signora e accanto a lei un nano. Non so chi fosse quel nano, se un parente o se uno che lei si fosse preso così per fare colpo. Già prima quella signora mi aveva dato nell'occhio. Ogni giorno compariva al tavolo del gioco all'1 e puntualmente alle 2 se ne andava e ogni giorno giocava per 1 ora. Tutti la conoscevano e subito le offrivano una poltrona. Lei tirava fuori di tasca alcune monete d'oro, qualche biglietto da 1000 franchi e cominciava a puntare con calma e freddezza secondo certi calcoli e segnando a matita su un foglietto alcune cifre, alla ricerca del sistema che indicasse come in un dato momento si concentrassero le probabilità. Puntava poste notevoli, ogni giorno vinceva 1000-2000 franchi e non mai più di 3000, e vinti se ne andava subito. La nonna la osservò a lungo. Questa non perde davvero. Di dov'è? La conosci? Chi è? È una francese, deve essere una di quelle, le disse in un sussurro. Ah, l'uccello si riconosce al volo, si vede, alle unghie aguzze. Ora spiegami che cosa significa ogni giro e come bisogna puntare. Spiegai alla nonna, come mi fu possibile, quale fosse il valore delle numerose combinazioni delle puntate, rouge noir, per imper, marque passe e infine le varie sfumature nel sistema dei numeri. La nonna ascoltava attenta, ricordava, faceva domande, imparava. Per ogni sistema di puntate era possibile fare subito una prova, cosicché molte cose si potevano imparare e ricordare con facilità e presto. La nonna ne fu soddisfattissima. E che cos'è lo zero? Ecco, quel croupier coi capelli ricciuti, il più importante, ha gridato zero. E perché ha incamerato tutto quello che si trovava sul tavolo? Che mucchio, se l'è preso tutto? Che è dunque? Lo zero, nonna, è il guadagno del banco. Se la pallina va a finire sullo zero, tutto quello che c'è sul tavolo appartiene al banco, senza nessun computo. In verità è concesso ancora un colpo a pari e patta, però il banco non paga nulla. Ma guarda un po', e io non ricevo niente. Niente, nonna, se voi prima avete puntato sullo zero, allora se esce lo zero vi daranno 35 volte la posta. Come? 35 volte? Esce spesso? E perché allora gli sciocchi non puntano su questo numero? Ma ci sono 36 probabilità negative, nonna. Quante stupidaggini! Potapic, aspetta, ho del denaro con me, eccolo. Tirò fuori dalla tasca un borsellino ben rigonfio e ne prese un Federico. Su, punta subito sullo zero. Nonna, lo zero è appena uscito, le dissi. Ora per un bel po' non riuscirà,
puntate molto, aspettate almeno un pochino. Ma che punta? Scusate, ma forse non uscirà più fino a sera, potreste perdere anche 1000 franchi, è già accaduto. Ma no, sciocchezze, sciocchezze, chi ha paura del lupo non vada nel bosco. Che cosa? Hai perduto? Punta ancora! Perdemmo il secondo Federico e puntammo il terzo. La nonna stento stava ferma al suo posto, non staccava gli occhi ardenti dalla pallina che saltellava per le tacche della ruota che girava. Perdemmo anche il terzo Federico. La nonna era fuori di sé, non stava più nella pelle. Batté persino un pugno sul tavolo quando il croupier annunciò 3-6 invece dell'atteso 0. Ma guardalo, esclamava la nonna irritata. Uscirà presto, sì o no, questo maledetto 0? Voglio morire se non sarò qui ad aspettare lo 0. Quel dannato di un croupier ricciuto lo fa apposta, non riesce mai. Alexei punta 2 monete d'oro in una volta sola. Ne perdi tanti che, se anche uscirà lo 0, non prenderai niente. Nonna, punta, punta, non è mica roba tua. Puntai 2 Federici. La pallina volò a lungo sulla ruota e finalmente prese a saltellare sulle dentellature. La nonna era immobile. Aveva afferrato il mio braccio e a un tratto, tac! 0! Annunciò il croupier. Vedi? Vedi? La nonna si girò rapida verso di me, tutta raggiante e soddisfatta. Te l'avevo detto, te l'avevo detto. È proprio il signore che mi ha ispirato a puntare 2 marenghi d'oro. E ora? Quanto riceverò? Perché non mi pagano? Pota, Pic, Mafa, ma dove sono? E i nostri, dove si sono cacciati? Pota, Pic, Pota, Pic. Non aspettate, le sussurrai. Pota, Pic, è sulla porta, non lo lasciano entrare. Attenta, nonna, vi pagano, prendete denaro, su. Diedero alla nonna un pesante rotolo sigillato di carta azzurra con 50 federici e le contarono ancora sciolti 20 federici. Ammucchiai tutto così, col rastrellino davanti alla nonna. Felice messier, rien va più, avvertiva il croupier, invitando a puntare e preparandosi a mettere in moto la roulette. Mio Dio, siamo in ritardo, la farà girare subito, punta, punta, mi incitava affannata la nonna. Non perdere tempo, va presto, diceva fuori di sé, spingendomi con tutta la sua forza. Ma dove devo puntare? Sullo zero, di nuovo sullo zero, brutta più che puoi. Quanto abbiamo? 70 federici? Non facciamo economia. Punta 20 federici alla volta. Ma nonna, riflettete, magari non esce più 200 volte di seguito. Vi assicuro, perdete un capitale. Meno storie, punta. Che lingua hai? So io quel che faccio. Replicò la nonna, tremando tutta per la frenesia. Secondo il regolamento non è permesso puntare più di 12 federici alla volta sullo zero, nonna. Ecco, li ho puntati. Come? Non è permesso. Non mi racconti mica storie. Mio sì, aggiunse dando una spinta al croupier seduto alla sua sinistra che si preparava a far girare la roulette. Combierzerò, dus, dus. Mi affrettai a spiegare la domanda in persona. Oui, madame, confermò gentilmente il croupier. Così pure ogni posta non deve oltrepassare i 4 fiorini alla volta, secondo il regolamento, aggiunse con il chiarimento. Pazienza, non c'è niente da fare, puntane 12. Le jeux sont faits, gridò più che la ruota presa a girare e uscì presto. Avevamo perso. Ancora, ancora, punta ancora, esclamava la nonna. Ormai non la contrariavo più e con un'alzata di spalle puntai ancora 12 federici. La ruota girò a lungo. La nonna stava letteralmente tremando mentre seguiva con lo sguardo la ruota. Ma crederà davvero di vincere di nuovo con lo zero, pensavo io, guardandola con stupore. Un'assoluta segrezza nella vincita le brillava sul volto. Un'attesa priva di qualsiasi dubbio che tra poco ecco avrebbe ridato 0. La pallina saltò in una casella. 0! Annunciò Cupè. Cosa? Gridò la nonna, volgendosi a me con un grido di esultanza frenetica. Ero anch'io un giocatore. Lo capì in quel preciso istante.
chi ha paura del lupo non vada nel bosco. Fantastico. Passaggio veramente travolgente, penso che siate d'accordo, del romanzo Il giocatore. E questa lettura, adesso chiudiamo il capitolo Giocatore, ci porta a un nuovo romanzo. È stato già citato, ecco, vediamo chi lo riesce a indovinare prima di tutto. Facciamo un gioco. Il protagonista è un giovane uomo, un ragazzo che non lavora, non studia, vacilla tra l'amore e l'odio in un rapporto, potremmo definirlo, edipico con la mamma e la sorella. È un immaturo, un sessuofobico, come ebbe a dire in un famoso commento all'opera Pierpaolo Pasolini. Un uomo insetto, come avrebbe poi, qualche decennio più tardi, analizzato Franz Kafka. Un uomo che per combattere il proprio profondo complesso di inferiorità, sempre Pasolini, e la dipendenza verso la mamma e quindi la sorella e quindi le donne, decide bene di svegliarsi una mattina e di uccidere una vecchia usuraia, Aliona, e la sorella, la malcapitata sorella, Elisabetta. Due donne, quindi. Una volta liberatosi con questo duplice omicidio, si accorge però di non aver ottenuto nulla, se non il tormento moltiplicato dall'efferato delitto. Forse però c'è uno spiraglio. Comprende che col delitto, che solo col delitto e quindi attraverso la sofferenza, la pena, si può raggiungere la salvezza. Lo abbiamo capito, è l'irrinunciabile delitto e castigo. Il romanzo probabilmente, insieme ai fratelli Karamazov, simbolo dell'opera di Dostoevskij, un romanzo che ha ispirato migliaia di narratori, migliaia di giallisti, quelli che poi sarebbero diventati giallisti sul finale dell'Ottocento, ha ispirato anche tanti filosofi, tanti psichiatri, psicologi come Nietzsche. Nietzsche dirà appunto, ecco, c'è Delitto e Castigo in questa edizione qui dei classici Mondadori, sulla quarta Friedrich Nietzsche, Dostoevskij è il solo che mi abbia insegnato qualcosa in psicologia, per dire. Due curiosità sull'opera, sulla quale passiamo un po', ma torneremo poi sul finale. Due curiosità. Delitto e Castigo, quindi il resoconto psicologico di un delitto, nasce da un primo soggetto di Dostoevskij che era titolato Gli ubriachi, nel quale lo scrittore russo avrebbe voluto analizzare esclusivamente la piaga dell'alcolismo in Russia, che imperversava per tutto l'impero russo. In pochi sanno poi che il romanzo Delitto e Castigo si basa sul trattato del Beccaria, dei delitti e delle pene, e che difatti la più fedele traduzione letteraria dell'opera, il titolo russo è Prestupleni na Kazanie, sarebbe stata appunto Delitto e Pena. Tradotto però in Italia Delitto e Castigo proprio per un errore di traduzione, perché il traduttore, il primo traduttore dell'epoca, anziché tradurre come si deve fare alla regola dalla edizione originale in lingua originale, quindi dal russo, lo tradusse dal francese. Il traduttore francese che aveva già fatto un errore di sua, quindi rimane Delitto e Castigo, che è anche più bello da ascoltare. Ecco, questa qua è una bella curiosità. Sto progettando qualcosa di terribile, comunica Dostoevskij alla sorella a proposito della lentissima stesura di Delitto e Castigo, quasi spaventato da quello che sarebbe uscito fuori dall'opera. E chi l'ha letto chiaramente sa del mostro che esce, dei migliaia di spunti che ci sono che escono da questo libro. Come ho detto, ritorneremo sul romanzo e sul finale con una lettura molto molto curiosa che ci farà sempre Rita.
che Rita però ritorna. Rita ritorna sul palco, però mi sono perso il fonico, non so dove è andato, eccolo. Lui è Claudio Petronetti del Chiostro Caffè Letterario e anche di Open Space. Parlo molto lentamente per dare la possibilità di mettere, ecco, è arrivata. Sono un uomo malato, sono un uomo cattivo, un uomo che non ha nulla di attraente. Credo di essere malato di fegato, del resto di questa mia malattia non ne capisco niente. E in verità non so nemmeno io di che cosa soffro. Non mi curo, non mi sono mai curato, sebbene nutra il massimo rispetto per la medicina e per i dottori. Per giunta sono anche estremamente superstizioso, o perlomeno lo sono abbastanza da rispettare la medicina. Sono abbastanza colto da non essere superstizioso, eppure lo sono ugualmente. No, io non voglio curarmi, per cattiveria. Questo probabilmente voi non lo capirete, ma io invece lo capisco. Naturalmente non sarei mai capace di spiegarvi a chi esattamente voglio far dispetto, in questo caso con le mie ripicche. So benissimo che non sono assolutamente in grado di nuocere nemmeno ai dottori per il fatto che non vado a farmi curare da loro. Anzi, so meglio di chi che sia che con ciò faccio del male unicamente a me stesso e a nessun altro. Ciò nonostante, se non mi curo, lo faccio proprio per cattiveria. Il fegato mi duole, ebbene, che mi faccia ancora più male. Già da un pezzo vivo in questo modo, circa da una ventina d'anni, adesso ne ho 40. Prima lavoravo in ufficio, ma ora non lavoro più. Ero un cattivo impiegato, ero villano e ci provavo gusto. Dal momento che non prendevo le bustarelle, bisognava pure che mi indennizzassi in qualche modo. È una spiritosaggine di cattivo gusto, ma non la cancello lo stesso. L'ho scritto pensando che sarebbe passa molto fine, ma adesso che ho visto che volevo soltanto darmi schifosamente delle arie, non la cancello apposta. Quando capitava che qualcuno si accostasse al mio tavolino per chiedere informazioni, io mi mettevo a digrignare i denti contro il malcapitato e provavo un enorme piacere quando riuscivo ad offendere qualcuno. E ci riuscivo, quasi sempre. Per lo più era gente timida, come tutti quelli che hanno qualcosa da chiedere. Tra quelli spavaldi, in particolare, non potevo sopportare un certo ufficiale. Lui non voleva assolutamente sottomettersi e faceva sempre un fracasso del diavolo con la sua sciabola. Tra lui e me ci fu guerra per un anno e mezzo a causa di quella sciabola. Ma alla fine lei venne e l'ufficiale la piantò di fare tutto quel fracasso. Del resto, questo successe quando ero ancora giovane. Ma sapete, signori miei, dove sta il punto essenziale di tutta questa mia cattiveria? Lui, inconfondibile, il fantastico personaggio protagonista, senza nome, di Memorie dal sottosuolo o Ricordi dal sottosuolo, dipende dall'edizione e dalla traduzione. Scritto nel 1864, quindi poco prima di quel periodo che abbiamo analizzato poc'anzi, periodo turbolento in cui i debiti crescono ogni giorno che passa, in cui perdura la liaison difficile con Polina Suslova, e l'anno anche quello in cui muore la prima moglie Maria.
questa condizione difficile si riverbera nei terribili passaggi che troverete in Memoria dal sottosuolo. Scrive proprio Dostoevskij circa l'opera: ho i nervi sottosopra e non riesco ad avere il dominio di me stesso. Mia moglie sta morendo, letteralmente. Ogni giorno c'è un momento in cui aspettiamo la sua morte. Le sue sofferenze sono spaventevoli e si ripercuotono su di me. Poi alcuni dubbi. Non so cosa sarà, forse una porcheria, ma personalmente ripongo in esso grandi speranze. Sarà una cosa forte, sarà una cosa sincera, sarà la verità. Sarà la verità. Probabilmente Memorie dal sottosuolo è il romanzo, che poi un romanzo in senso stretto non è, perlomeno nella prima parte, sarà l'opera più autobiografica e introspettiva dello scrittore. Lo dicevo, un personaggio fantastico, questo uomo del sottosuolo, disincantato, cinico, propugnatore di questa inerzia cosciente del tanto vale non far nulla, chiuso nel suo piccolo mondo, nel suo sottosuolo, schivo, cinico. L'uomo del sottosuolo odia tutti, in primis se stesso, però odia tutti quelli che fanno parte di quel mondo che lui ripugna in ogni senso. Insegue una libertà, un'idea di libertà che è di fatto però soltanto un capriccio, perché libertà non ne vuole. L'uomo del sottosuolo se ne sta così inchiodato nel suo stambuccio, lontano da ogni passione, da ogni fede, da ogni valore, lontano anche dall'amore. Il Dostoevskij che scrive Memorie dal sottosuolo è ben lontano da quello che nel 1848, quindi quasi 20 anni prima, ha scritto Le notti bianche, un altro dei romanzi più famosi, probabilmente il più letto, più condiviso anche sulle piattaforme social di Dostoevskij. E abbiamo detto, l'uomo del sottosuolo è scritto da un Dostoevskij disilluso, cattivo, cinico, ben diverso quindi dal sognatore, l'innamorato, ingenuo, il poeta, anche poetico, che meno di 20 anni prima aveva scritto Le notti bianche. Le notti bianche, ho detto, nasce nell'848, quindi poco prima dell'arresto di Dostoevskij, con la quale abbiamo aperto questo incontro. Vengono raccontati le notti bianche, 4 notti, quelli del sogno, dell'illusione, e una mattina, quella della cruda realtà, i turbamenti di questo giovane e anonimo sognatore innamorato di una ragazza che però è innamorata di un altro. Un dramma che almeno una volta nella vita abbiamo vissuto tutti. Ad analizzarlo però meglio, non ci sarò io, prenderò un po' di fiato, ci sarà Matilde Marcuzzo, che invito a salire sul palco. Era una notte meravigliosa. Una di quelle notti che forse esistono soltanto quando si è giovani, mio caro lettore. È nella frase iniziale del romanzo, Le notti bianche, che troviamo l'essenza, il più breve riassunto morale attraverso il quale si riesce a captare il messaggio imperatore e nichilista di tutta l'opera. In poche righe, Dostoevskij riesce a trasportare nel suo mondo chiunque, a fare innamorare tutti. Il suo incipit è come una macchina del tempo che senza lancette fluttua immediatamente il lettore al centro e alla fine del suo testo. Difatti il suo protagonista è un sognatore senza tempo, un innominato che cammina solitario per le vie di una San Pietroburgo notturna e silenziosa. È un eroe poetico estraneo ad ogni epoca e ad ogni società. Egli vive di sola immaginazione e la realtà che conosce non è che quella degli altri. A soli 26 anni,
L'autore compie su carta il tragitto fantasioso che porta alla scoperta consapevole della solitudine umana, ma allo stesso modo sa renderlo reale grazie alla forza del sentimento che lega il sognatore senza nome a Nastenka, giovanissima ragazza che gli incontra nel corso di una delle sue passeggiate notturne sul lungo fiume. È proprio Nastenka che riporta, seppur brevemente, alla realtà il protagonista e lo fa con la delicata fiducia della presenza e del calore umano. Il sognatore è un disilluso dalla vita, un miscredente dei sentimenti, perché mai provati, un isolato dalla quotidianità reale, incapace di intrattenere qualsiasi rapporto d'amicizia. Egli stesso afferma di sentirsi abbandonato da tutti. Il periodo di narrazione si svolge in una San Pietroburgo che esplode alla primavera e al dileguarsi dei suoi abitanti, cosicché al sognatore che vaga per le strade a sera ella appare quasi come un deserto ai suoi occhi ed è la natura stessa che diviene luogo in cui l'animo riesce a raggiungere la consapevolezza della propria profondità. Della natura si fida, ad essa si confida, confida le sue paure, il suo dolore solitario. Il sognatore proietta nei suoi pensieri la fantasia di una compagnia reale attraverso l'immaterialità delle cose ed ecco che sua amica diventa la notte. Ma con Nastenka la notte diviene luogo di incontro che ricambia il sentimento. Ella prende pian piano posto nel suo cuore e la timidezza paurosa dell'abbandono svanisce e i due diventano non più una visione vana, bensì un incontro straordinario e reale fra due creature del sottosuolo che emergono in un paesaggio cittadino deserto illuminato dalla luce di colui che vive di molti sogni e dal suo sentire reso materia da una creatura femminile la cui voce cristallina irrompe nell'atmosfera ovattata della notte con tutta la sua giovanile popolana concretezza. Si volge l'attenzione all'incredibile, quindi. L'opera, scritta nel 1848 e che si compie in quattro notti, si addentra nelle pieghe oscure di metà secolo, abbatte un'esistenza fatta di paure segrete, di surreali sogni ad occhi aperti per le strade della città, con la fiducia di chi ha scelto di superare il dolore esistenziale della solitudine e dell'abbandono. Questo romanzo, definito sentimentale, ma incentrato sulla fantasia della narrazione stessa, e che par quasi magica finzione o immaginazione notturna dello spazio nelle passeggiate del protagonista, è soprattutto una concreta solitudine dell'io. Il tema fulcro è proprio l'angoscia umana di rimanere soli. L'abbandono viene proiettato come un firmamento delle strade vuote e delle cose che nelle notti bianche non possiedono nemmeno un'ombra. A San Pietroburgo viene da domandarsi se ciò che vediamo, e persino noi stessi, esista davvero o se tutto sia non sia altro che un sogno dove neppure le ombre testimoniano la concretezza delle cose e dei sentimenti stessi, di amicizia e amore. Nonostante l'aura di sogni e immaginazioni quindi che in questo romanzo si percepiscono, sarà il sognatore che riuscirà ad aprire un varco reale solo dopo aver incontrato Nastenka, disperata per l'attesa di un amore promesso, partito e non ancora ritornato, e che sotto la luce dei lampioni a ella si confiderà e lo farà raccontando la storia in prima persona, rivolgendosi sovente al lettore, liberando dubbi, amarezze e aprendo il cuore a speranze, banali avvenimenti futuri o presenti. Il piacevole incontro, con i suoi sentimenti vividi, squarcia nel mondo oscuro e silenzioso quel confine invisibile fatto di moti d'animo tristi che tenevano lontano il protagonista da un'esistenza vera e pulsante e lo fa vivere davvero, provando emozioni incredibili, parlando finalmente con un altro individuo. Con una felicità nuova nel suo cuore egli non è più solo, ha trovato una confidente che gli fa vivere momenti di vita vera. Così tutto sembra meravigliosamente perfetto. Notte dopo notte si svolge la progressiva conoscenza tra i due, ma ogni notte ha un'autonomia a sé. Un anno è trascorso dalla fatidica promessa fatta a Nastenka dal suo amato, di cui ne attende questo ritorno con ansia. Ma si compie il magico incontro col sognatore e lei stessa, che dapprima lo disilludeva, pian piano si lascia travolgere e si confida. Sembra di assistere al compersi di una fiaba, ma nelle fiabe non prevale l'elemento del tempo, che qui invece rende questo racconto una storia simile alla vita, con eventi carichi di realtà.
Se il tempo non fosse stato presente, non si sarebbe parlato di notti, di attese e di eventi, ma ogni circostanza avrebbe avuto il placido e statico carattere dell'eternità. Quando nella quarta e ultima notte sembra che l'amore promesso di Nastenka l'abbia davvero dimenticata, il sognatore si fa avanti, pur vivendo di povertà e di illusioni. Confessa i suoi reali sentimenti e vuole sposare la ragazza, che dopo un primo momento di confusione ricambia e lo invita ad andare da lei. Ma il magico sogno confuso con la realtà si spezza quando il fidanzato di Nastenka, con la sua realtà e fortuna fatta, torna e lei non ci pensa due volte a lasciare la mano del sognatore e a correre da lui. La felicità è ora frantumata in mille pezzi, il sognatore prova un'infinita tristezza che lo catapulterà di nuovo al suo destino di illusioni. L'ultimo capitolo è intitolato Mattina, perché col giungere dell'alba si infrangono i suoi sogni di un amore vero, nitido e non frutto di fantasia. È una storia, questa, in cui il sogno e la realtà vengono spesso confusi. Una storia piena di sentimenti dolci, tristi, puri, e l'amore è tratteggiato con tinte delicate. Cos'è in fondo una notte bianca? Si chiama notte bianca a San Pietroburgo quell'epoca dell'estate nella quale il sole tramonta verso le 9 di sera e si alza verso l'una del mattino. Una notte breve in cui, per un breve ma intero attimo di beatitudine, l'errante sognatore ama perché vuole amare, avere una notte breve d'amore che valga tutta la vita di un uomo. Poiché quando due anime sole si incrociano sulla stessa strada, non possono che amarsi nel vuoto della loro solitudine e placarsi. Ci sono sentimenti che meritano di essere rispettati. Uno di questi è proprio l'amore. Quando un uomo è disposto a tutto, pur di vedere felice la persona che ha di fianco, vuol dire che sa veramente amare. Solo un attimo d'amore che sembra durare una vita intera. Chi tra noi non ha mai vissuto una notte bianca? Tutti ne abbiamo trascorso almeno una e abbiamo sognato, sperato e tutto, persino il mondo ci è sembrato un sogno rispetto alla verità di un sentimento appianato di significato. Mi viene in mente una canzone di Bob Dylan intitolata Not Dark Yet, Non è buio ancora, rivisitata in Italia da De Gregori, che ascoltavo durante il lockdown a causa della pandemia che ancora viviamo. Quante notti bianche abbiamo trascorso tutti soffrendo e quante volte tutti noi ci siamo detti non è buio ancora, contando i giorni, i minuti sempre uguali e vivendo di immaginazione e sogni. Siamo stati anche noi sognatori a passeggio per le nostre fantasie e paure di non poter vivere e la nostra vita ci è parsa un romanzo. Oh, se voi sapeste quante volte sono stato innamorato in questo modo, ma come, di chi? Di nessuno, di un ideale che mi appare in sogno, sognando creo interi romanzi. Questo romanzo è così bello che si ha quasi paura di rovinarlo e di sgualcirlo con parole di troppo. Nella sua essenzialità è perfetto e non ha bisogno di nient'altro. È inutile parlarne quasi quanto scriverne, quindi la farò corta anche io. Mi sono già dilungata troppo. Leggetelo e amatelo, questo è il mio consiglio. Grazie. Grazie tante a Natuzia Marcuzzo, autrice di romanzi e racconti, per questa ispirata, molto ispirata, analisi delle notti bianche. Minuto intero di beatitudine, dicevi, è forse poco per colmare tutta la vita di un uomo? Vedremo. Concludiamo, siamo alla fine, ecco, di questo nostro bell'incontro. Vi ringrazio perché vi ho visti veramente attenti dall'inizio alla fine. Arriviamo alla conclusione con un'ultima particolare lettura, ve l'avevo promesso. Sempre da parte della bravissima e gentilissima Rita Giura, che abbraccio tanto, e che non posso, mi dolgo tanto di non poterti abbracciare per le restrizioni che conosciamo. Sediamoci vicino a Raskolnikov, tu intanto puoi venire.
Sediamoci vicino a Raskolnikov, il protagonista di Delitto e Castigo, che ha accettato il suo delitto, mica tanto diverso dal delitto che commettiamo noi, che è un delitto, lo facciamo veramente pure noi nella nostra società, portando al centro della scena la cultura, parlando e discutendo di libri, un delitto che però amiamo compiere, del quale ci macchiamo veramente volentieri. Dunque avviciniamoci tutti a Raskolnikov, che ha accettato il suo delitto con l'aiuto di Sofia Marmeladova, l'amata adesso Sofia Marmeladova, inizia il suo castigo. Turbato però ancora da questi incubi, da questa sua insonnia, dai demoni, seppur alleviati dalla sconvolgente scoperta dell'amore. La lettura che sta intraprendendo adesso Rita ci fa veramente riflettere sul nostro tempo. Una lettura di veramente spaventosa attualità e che ci fa capire la grandezza dello scrittore Dostoevskij, capace di parlare direttamente ai posteri, a tutti gli uomini, anche a noi uomini distratti del XXI secolo. Nel corso della malattia aveva sognato che l'intero mondo era stato condannato a essere vittima di una sorta di terribile pestilenza, della quale non si era mai visto né udito nulla di simile, che dal profondo dell'Asia stava raggiungendo l'Europa. Tutti erano destinati a soccombere, a eccezione di alcuni, pochissimi, eletti. Erano apparsi certi nuovi parassiti degli esseri microscopici che si insediavano nei corpi delle persone, ma questi erano degli spiriti dotati di un'intelligenza e una volontà. Le persone che li accoglievano dentro di sé diventavano immediatamente furiosi e folli. Ma mai quelle persone si ritenevano più intelligenti e infallibili come dopo il contatto. Mai avevano ritenuto più infallibili le proprie sentenze, le proprie deduzioni scientifiche, le proprie convinzioni morali e le proprie credenze. Interi villaggi, intere città e popoli erano stati infettati e avevano perso la ragione. Erano tutti in preda all'ansia e non si comprendevano null'altro. Ognuno pensava ad essere l'unico a conoscere la verità e si tormentava guardando gli altri, si picchiava il petto, piangeva e si torceva le mani. Non sapevano chi e come giudicare, non riuscivano a mettersi d'accordo su chi fosse buono e chi cattivo. Non sapevano a chi dare la colpa e chi difendere. La gente si ammazzava in preda ad una sorta di rabbia insensata. Si preparavano ad andare l'uno contro l'altro con intere armate, ma le armate già in marcia improvvisamente cominciavano a smembrarsi. I ranghi si scompaginavano, i guerrieri si buttavano l'uno addosso all'altro, si infilzavano e si sgozzavano, si azzannavano e si divoravano l'un l'altro. Nelle città le campane suonavano a stormo per tutta la giornata, chiamavano tutti a raccolta, ma chi fosse chiamato e perché nessuno lo sapeva, mentre erano tutti in preda all'ansia. Avevano abbandonato i mestieri normali in quanto tutti proponevano le proprie idee, le proprie rettifiche e non riuscivano a trovare un accordo. L'agricoltura si fermò. La gente si radunava un po' dappertutto, concordavano insieme qualche cosa, giuravano di non separarsi, ma immediatamente davano inizio a qualcosa di completamente diverso di quanto avevano appena stabilito,
cominciavano ad addossarsi la colpa l'un l'altro, s'azzuffavano e si tagliavano la gola. Ebbero inizio gli incendi, ebbe inizio la fame. Tutto e tutti perivano. La pestilenza cresceva e avanzava sempre più. Soltanto alcune persone si erano salvate in tutto il mondo. Si trattava dei puri e degli eletti, predestinati a dare inizio a un nuovo genere di uomini e a una nuova vita, a rinnovare e purificare la terra. Ma nessuno aveva visto queste persone da nessuna parte, nessuno aveva sentito le loro parole e le loro voci. Non è stato scritto nel 2020, nemmeno nel 2021, è un estratto di Delitto e Castigo del 1866. Una lettura a tratti inquietante, che ci fa riflettere anche sulle nostre colpe, che forse è stato proprio il nostro benessere, la nostra negligenza a portarci un po' in parte questo disastro sanitario che stiamo subendo da un paio d'anni oramai. Sottofondo musicale finale. Cristo e Dostoevskij, tutto il resto sono palle. Parole di Cesare Pavese, uno dei più grandi estimatori italiani di Dostoevskij, nel suo diario Il mestiere di vivere. Le fortune, le vicissitudini, i demoni, gli amori. Questa sera abbiamo cercato nel nostro piccolo di analizzare quell'uomo difficilmente sondabile che è Fyodor Dostoevskij, un uomo a cui siamo tutti debitori, se non altro per le opere immortali che ci ha regalato, opere che oggi a 200 anni dalla nascita abbiamo il compito di scoprire e di riscoprire per comprendere, se non già l'enigmatico autore, perlomeno il tempo che stiamo attraversando. Io ringrazio ancora Sistema Bibliotecario Lametino, Chiostro Caffè Letterario, Open Space per avermi sostenuto e coadiuvato in questa serata. Lascio un attimo la parola a Claudio Petronetti che vi dirà qualcosa circa la cena che si sta per preparare. Fra 20 minuti, mezz'oretta, partirà, ricordo che partirà il film Le Notti Bianche del 1957, regia di Luchino Visconti, con Marcello Mastroianni nei panni dell'anonimo sognatore e Maria Shelley in quelli di Nastenka, come ben diceva, complimenti, Matilde Pocanzi. Le Notti Bianche, avete capito, basato sul meraviglioso romanzo di Dostoevskij. Grazie a voi tutti, eletti e noi.